Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video, io sono Song e oggi parliamo di questo. No, non è una semplice penna USB, ma Ledger Nano X, un cold wallet delle criptovalute. Per chi non lo sapesse, cold wallet significa semplicemente che le chiavi private delle cripto, ovvero quelle che vi servono per inviare le criptovalute, sono in questo caso dentro questo wallet e di conseguenza ce l'avete voi. La cosa che rende potente e sicuro questo contenitore di chiavi private è che è offline e quindi quasi impossibile da hackerare. Dunque il cold wallet è la forma più sicura per detenere le proprie criptovalute. Attenzione che qui dentro non ci sono le vostre cripto, ma c'è soltanto la vostra chiave privata, mentre le criptovalute, le vostre criptovalute sono sempre nelle blockchain. Al contrario di cold wallet, il hot wallet invece è un portafoglio dove la chiave privata è online, quindi molto più rischioso in quanto può essere soggetto ad attacchi hacker. MetaMask, per esempio, è uno dei hot wallet più famoso. Abbiamo parlato di chiave privata come la chiave che vi permette di inviare le vostre cripto. La chiave pubblica, invece, che potete condividere, serve solo a ricevere le cripto, come un vostro IBAN. E dunque, ragazzi, è importantissimo proteggere la vostra chiave privata perché chiunque ha accesso o viene a scoprirlo può rubarvi le vostre cripto. È come se avesse la chiave della vostra cassaforte. E Ledger Nano X nasce proprio col compito di custodire la vostra chiave privata al sicuro e offline. Ragazzi, eccoci qua con l'unboxing di Ledger Nano X. Ragazzi, state attenti che sia la scatola sia integra e ancora in celofanata, perché se fosse aperta, allora rimandate subito indietro, perché la probabilità che l'hanno aperto e hanno, diciamo, preso le chiavi, le seed chiavi, che sono le chiavi che vi serve per poi ripristinare il vostro wallet in caso lo perdete. E se qualcun altro mette le mani su queste chiavi seed, no? Su queste parole seed, allora a quel punto può rubarvi le cripto. Quindi andiamolo ad aprire. Qua vediamo, lo sfiliamo. Carina la scatola. Ledger. Apriamo, come si apre così? Si apre così. Eccolo qua. Il Ledger, il nostro cold wallet. Design by Ledger. Vediamo cosa c'è dentro la scatola. Allora qua niente, c'è, vabbè. Le istruzioni, ci sono le istruzioni, c'è, vediamo cosa c'è qua, se riesco a tirarlo fuori, eccole qui, andiamo a vedere, qua questo è il foglio che vi spiega come recuperare la chiave privata, infatti se lo girate qua, ecco qua potete scrivere le vostre 24 parole chiavi che vi serviranno poi per recuperare qualora perdete il vostro Ledger. Poi questo, niente, non c'è niente. Poi questo penso sia libretto di istruzioni, andiamo a vedere come si fa. Ecco qua, tac tac tac, le cose, le informazioni di base. Bene ragazzi, quindi andiamo a fare l'installazione e passiamo al computer. Quindi ragazzi, eccoci qua. Come prima cosa andiamo a scaricarci il programma Ledger Live direttamente dal sito di Ledger. Quindi scarichiamo la versione Windows, lo salviamo sul desktop e aspettiamo che finisca il download. A questo punto lo installiamo. Ecco qua, aspettiamo un attimo. Ecco qua, una volta finita l'installazione, apriamo l'applicazione. Quindi partiamo, accettiamo le condizioni e scegliamo il nostro Ledger che è Nano X. Selezioniamo che è la prima volta che lo stiamo utilizzando. Quindi ok, andiamo avanti. E a questo punto iniziamo. Quindi la prima cosa che c'è da fare è di andare a accendere il Nano Ledger, quindi utilizzare come un nuovo dispositivo e crearci a questo punto il codice PIN che vi servirà per accedere al vostro Ledger. A
questo punto dovete scrivere le 24 parole segrete che vi serviranno qualora perdete, volete ripristinare il vostro ledger e mi raccomando nascondetele bene, custoditeli bene e non condividetele con nessuno. A questo punto andiamo a rispondere a qualche domanda semplice per accedere al ledger live. Quindi iniziamo con il quiz. La prima domanda è dove sono custoditi i miei crypto, quindi sul blockchain. Ok, andiamo alla prossima domanda. Se le mie frasi di recupero non sono più sicure o non private, a questo punto cosa faccio? Le mie crypto non sono più safe, non sono più sicure e quindi devo trasferirle in un altro posto più sicuro. Ecco, quindi la domanda, la risposta è la 2. Ok, andiamo al prossimo. Quando connetto il mio Nano Ledger al mio Nano Ledger, la mia chiave privata è offline. Quindi finisco quiz, andiamo al next step. L'applicazione Ledger Live controllerà la genuinità del mio Ledger, quindi ci mette qualche minuto. Fatto, ora il mio ledger è pronto all'uso, quindi andiamo avanti. A questo punto andiamo ad aggiungere il nostro primo account, quindi andiamo su Add Account e scegliamo il crypto asset, in questo caso prendo Bitcoin, quindi faccio continua. Quindi si interfaccerà, l'applicazione si interfaccerà con il ledger, ecco qui. Quindi devo aprire il portafoglio di Bitcoin, quindi open up Bitcoin. Ok, Bitcoin is ready. Perfetto. E a questo punto devo dare il nome al mio account, scegliete il nome che preferite e poi cliccate su Add Account. Fatto. In questo modo il vostro primo account verrà creato. Quindi andate su account e vedete che avete l'account di Bitcoin. Quindi a questo punto andiamo su manager. Anzi, ragazzi, la prima cosa da fare sarebbe quello di aggiornare il firmware. Io lo faccio ora. Quindi andiamo ad aggiornare il firmware. Update qua firmware. Clicchiamo. Ok, qua ci darà una serie di informazioni ricordatevi di avere le vostre chiavi 24 parole già salvate, che è molto importante. A questo punto andate su Next e il ledger vi aggiornerà il firmware automaticamente. A questo punto le applicazioni verranno tutte reinstallate, ma ci vorrà un attimo. Ecco qua. L'account di Bitcoin verrà reinstallato anche esso. A questo punto potete installare anche gli altri account. Aggiungiamo per esempio Ethereum. Sempre la stessa procedura di Bitcoin, andiamo avanti, confermiamo con Ledger e dopodiché vedete che si aggiunge senza problemi. Anche qui rinominate il vostro account come preferite, aggiungiamo, ok, fatto. Eccolo qua. A questo punto potete aggiungere tutte le applicazioni che volete. Vado ad installare Ripple, Cardano, Avalanche, Polkadot e poi Cosmos, Litecoin, Cosmos l'ho già installato e vado ad installare anche Terra.
Come si fa a connettere Ledger a MetaMask? Beh, abbastanza semplice. Come prima cosa andiamo ad aprire MetaMask, inseriamo la nostra password, clicchiamo su Unlock e a questo punto andiamo su Account, Connect Hard Wallet, scegliamo Ledger e ci assicuriamo che il nostro Ledger è collegato al computer. Andiamo su Continua, vedete che viene visualizzato Nano X, quindi a questo punto lo selezioniamo, clicchiamo su Connetti e vedete che c'è questo errore, ma non vi preoccupate, è tutto normale perché non abbiamo ancora aperto l'applicazione di Ethereum. Quindi andiamo sul nostro Ledger e apriamo l'applicazione di Ethereum in questo modo. Quindi diamo conferma e ci viene scritto Application is ready. A questo punto torniamo da MetaMask e clicchiamo su Connect e vedete che andrà tutto bene. A questo punto scegliamo il nostro wallet, l'indirizzo, controllate che l'indirizzo sia corretto e poi date conferma. Quindi lo selezionate e date conferma. Ed ecco, vedete che abbiamo collegato MetaMask con il Ledger. Come faccio a trasferire le cripto? Beh, anche lì è abbastanza semplice. Quindi, per prima cosa, dobbiamo scegliere il network. Ovviamente io non vado a trasferire con Ethereum sul network di Ethereum perché le fee sono una sassata e quindi trasferire anche una piccola somma mi costerà un sacco. Quindi vado a scegliere il blockchain di Binance Smart Chain. Ecco qua, lo seleziono, copio l'indirizzo del mio Ledger perché voglio trasferire le coin all'interno del mio Ledger e poi vado sull'account 1 in questo modo e poi faccio send. Posso mettere qua l'indirizzo oppure posso andare direttamente transfer between my accounts. Ecco, clicco qui e scelgo Ledger, decido quanti BNB voglio trasferire, in questo caso faccio 0,05 BNB. ecco, un controllo alla latina che sia tutto ok, next. A questo punto un altro controllo che sia tutto ok, la quantità sia quello che voglio mandare, andiamo su conferma. Ecco, dovrebbe metterci qualche secondo per mandare 0,05 Binance. Ecco fatto, quindi per controllare vado sull'account di Ledger e ecco, vedete che effettivamente ho ricevuto 0,05 Binance. Quindi posso anche controllarlo sull'applicazione Ledger Live, vado su account, poi vado su Binance Smart Chain e qua vedo tutte le transazioni. Vedete qua, ho ricevuto 0,05 Binance e sotto vedo le ultime operazioni. Faccio a questo punto trasferire dal mio Ledger al mio portafoglio di MetaMask. Beh, la stessa procedura, molto semplice, quindi andiamo qua e selezioniamo account 1, decidiamo quanto BNB trasferire, in questo caso trasferisco il massimo. Ecco qua, andiamo su next, controlliamo che i dati siano tutti corretti e andiamo su conferma. Qua e dal Ledger verifichiamo la transazione, quindi c'è l'amount, quantità da trasferire, l'indirizzo di destinazione, poi c'è il fee massimo e a questo punto se tutte le informazioni sono corrette accetta e a questo punto parte la transazione e anche qui ci metterà due secondi, molto veloce. Aspettiamo, ecco qua, transazione confermata, quindi andiamo sul nostro account di MetaMask e controlliamo che effettivamente, ecco qui, abbiamo ricevuto la quantità. Ecco qua invece non te lo segna soltanto la quantità mandata, ma non segna la quantità ricevuta, però effettivamente abbiamo ricevuto il 0,05 BNB.
volete importare un token sul vostro portafoglio, è molto semplice: andate su CoinMarketCap, cercate il coin che vi interessa, copiate l'indirizzo, in questo caso è l'indirizzo di Binance Smart Chain, fate incolla e poi add custom token, import token, e vedete che verrà aggiunto. Nel mio caso io aggiungo sempre USDC e USDT perché sono le due coin che utilizzo di più in assoluto, insieme a Ethereum e poi a Bitcoin. Quindi ogni volta che vado a creare un nuovo portafoglio, le prime cose che faccio è di importare questi due token. Vado a fare una prova anche sull'ecosistema Terra Station, quindi vado a trasferire una parte di UST dal mio hot wallet al mio cold wallet di Ledger, quindi in questo caso vado a trasferire solo un UST, che è uno stable coin dell'ecosistema Terra. Vado su submit ed ecco confermato. Per controllare di effettivamente di aver ricevuto, quindi vado nel mio cold wallet di Ledger, quindi ecco, vediamo, quindi torniamo nella pagina principale, ci copiamo il nostro indirizzo di Terra Station, quindi lock, vado su access with Ledger, ecco qua, entro, vedete che ho ricevuto un UST. A questo punto vado su send, incollo l'indirizzo qui e poi prelevo tutto, quindi 0,96976 UST. Così, e vado su submit. Ecco qua, vedete ragazzi, c'è questo errore che non vi fa andare avanti, quindi la soluzione che ho trovato è: dovete su Ledger uscire dall'applicazione Terra Station e rientrare. Quindi eccoci qua sul Ledger, quindi usciamo, andiamo su exit, quindi andiamo avanti, ecco qua, quit, quindi confermiamo e riapriamo l'applicazione Terra. Così, facendo così, vedrete che non vi comparirà più l'errore. Quindi andiamo su submit, controlliamo sempre su Ledger tutte le informazioni di transazione, quindi andiamo a vedere il tipo di transazione, in questo caso è di mandare, quindi da quale portafoglio a quale portafoglio, le commissioni, e quindi diamo conferma, verrà processata la transazione. Attendiamo qualche secondo, ecco qua, fatto. Quindi un UST trasferito, andiamo giusto a fare un controllo che sia trasferito correttamente, quindi andiamo nel nostro portafoglio, nel nostro hot wallet di Terra Station, ed ecco qui, abbiamo effettivamente ricevuto un UST. Tutto bello e sicuro, ma per quanto mi riguarda ci sono alcune considerazioni che devo fare. Primo, essendo un portafoglio fisico, anche se è piccolo, portarlo in giro è un po' scomodo e si rischia di perderlo. Ok che si può sempre ripristinare con le seed phrase, ma qualche giorno ci perdi, e se in quei giorni capitasse un'opportunità? Secondo punto, detenendo la chiave privata nel Ledger si perde una parte delle rendite passive, cioè quelle legate alle SeFi. Infatti in questo caso bisogna trasferire le crypto nelle piattaforme SeFi dove la chiave privata ce l'ha la piattaforma stessa. Molti a questo punto potrebbero dirmi: ma cosa ce ne frega del SeFi, visto che le piattaforme DeFi pagano di più e in più sei tu che detieni la chiave privata? Va bene la DeFi ragazzi, ma secondo me bisogna anche un po' diversificare il rischio e non mettere tutto nelle DeFi solo perché ha tasso di interesse più alto, ma anche una parte nelle SeFi. Magari potete fare un 70% nelle DeFi e 30% nelle SeFi, ragazzi, però decidete voi in base alla vostra tolleranza al rischio. Terzo punto, il bug. Come abbiamo appena visto, questi hardware non sono esenti da bug, e se dovesse capitarne uno che non ci permette di prelevare o ricevere quando li abbiamo bisogno? E lì ragazzi, come si fa? Contattiamo direttamente Ledger e sperando che ce lo risolva subito? Dubito che lo facciano in tempi brevi. Nonostante tutte queste considerazioni, rimane comunque un ottimo prodotto per la sicurezza delle vostre cripto. E voi ragazzi, cosa ne pensate del Ledger? Lo state utilizzando? Se siete interessati a comprarlo, vi lascio il link di Amazon sotto nelle descrizioni dove potete acquistare
acquistarlo. Se lo fate usando il link, a voi non costa un centesimo in più, ma contribuite a supportarmi e io vi ringrazio. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto vi è stato utile. Se è così, lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale per non perdere altri video, e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!